Messaggio dell'Angelo della Misericordia dato al fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. 21 dicembre 2021. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il fondatore. L'Angelo della Misericordia mi mostra tre coppe rosse. Mi dice che la prima è per la Francia, la seconda per l'Italia, la terza per la Germania. Le apre, poi le versa. Non posso dire nulla in questo momento su ciò che ho visto. L'Angelo della Misericordia. Allontanati dai tuoi idoli. Voltati per tornare al Signore con cuore pentito. La sua misericordia è infinita. Morì sulla croce e con il suo sacrificio distrusse ogni morte alla radice. Nostro Signore non incita al peccato, non spinge nessuno verso il tentatore. Messo alla prova, ognuno si trova di fronte a delle scelte. Nostro Signore o il male. Perseverando nella preghiera imparerai a controllarti per sfuggire alla cupidigia, le dipendenze, divenute idoli, gioco, alcol, droghe, tabacco, lussuria e denaro ti tengono lontano da Nostro Signore. Con la riparazione è ora possibile voltare pagina. Questo misericordioso disegno, preparato da sempre, solleverà il genere umano dalla sua caduta. Avvicinatevi a Nostro Signore Gesù Cristo, mantenendo intatti i suoi comandamenti. Ora, rinvenite nella riparazione una grande fonte di grazia. Astenetevi da carne, bevande, intrattenimenti, televisione e fate ogni altro sacrificio che vi costa. Offrite sacrifici per la riparazione dei peccati. La brace non arde più se è fuori dal fuoco. Rimanete fedeli ai sacri cuori di Nostro Signore Gesù Cristo e della gloriosa Vergine Maria. La violenza distruttiva dell'arroganza, dell'infedeltà, della menzogna, dell'intemperanza e del potere non durerà. Il grande unguento che ci viene offerto guarirà i cuori spezzati. Questo balsamo lenirà qualsiasi ferita. È perché Nostro Signore si è lasciato commuovere dalla miseria spirituale degli uomini che nella misericordia ha dato alla sua beata madre questo rimedio divino per voi. L'Onnipotente onora la fede di tutti coloro che abbracceranno il cammino della riparazione. Il fondatore. L'Angelo della Misericordia indica l'Italia. Vedo San Padre Pio, lo riconosco dai guanti, dai vestiti e dalla barba. Si avvicina a me per benedirmi, per dirmi che mi accompagnerà come patrono degli stigmatizzati. San Padre Pio ha aggiunto che mi visiterà spesso per consolarmi e per potermi aiutare a sopportare i dolori delle stimmate. La sua mano di nuovo è diventata unta. Mi ha preso entrambe le mani e le ha messe sulle sue, nelle mie. Dopo una conversazione che non posso rivelare sulla mia missione, l'Angelo della Misericordia e San Padre Pio se ne sono andati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.